ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Bene, Sportello Reclami di oggi torna in Valdichiana, torna a Policiano, perché c'è stata segnalata su nostra sollecitazione, c'è stata segnalata un'altra situazione davvero molto molto inquietante. Ciao a tutti, quella che vi raccontiamo oggi è decisamente una brutta, bruttissima storia. A Policiano c'è un cimitero che è oggetto delle scorribande di alcuni vandali. Pensate che da agosto ad oggi ben 3 volte si sono introdotti all'interno del cimitero e hanno procurato danni ad alcune lapidi. I cittadini sono sconcertati a dir poco, soprattutto coloro che hanno i loro defunti all'interno di questo piccolo cimitero. La cosa che più indigna in queste cose qui è che venire a prendere con dei defunti è una cosa incivile al massimo. Io pregherei la multiservizi di adattarsi a sistemi di tecnologie moderne per tenere chiusi e apparire i carcelli ad orari. Oggi la tecnologia fa passi da gigante, e quindi Arezzo non è che sempre deve essere l'ultima del carro. Qui in particolar modo è un settore dove devono avere il massimo rispetto. E prego anche le forze dell'ordine di indagare, ma velocemente, per trovare i responsabili. Ecco, lei ha ricevuto i danni alla tomba di un suo parente stretto? Ah, un mio figlio. Bambino di 1 mese, mi hanno devastata già per la seconda volta. Quindi questi guerrieri mi piacerebbe anche conoscerli personalmente. Mi piacerebbe. Abbiamo notato che uno dei cancelli del cimitero è sempre aperto, questo favorisce le incursioni degli malintenzionati. Esatto, ma questo è quando una volta le persone, c'erano delle persone serie al giro. Oggi c'è la serietà, è una cosa, la morale poi non esiste più oggi, in questo mondo qui, quindi ecco quello a cui si deve ritrovare. Ecco, dal momento che ci avete detto che le tombe che vengono prese di mira più o meno sono sempre le stesse, avete dei sospetti? Ma io spero di non averli, perché avreste già sentito parlare. Sicuramente. Abbiamo raccolto un'altra testimonianza di una signora che all'interno di questo cimitero ha il proprio marito. E sono 4 volte che vengono a darli noia, e non è giusto, perché non si sta vivendo nel terrore, nella paura. È una vita che non si può fare così. Oltretutto il dolore che sta dentro di noi, anche questo dolore qui è forte, perché non è giusto che vengano qui a fare del male a persone che sono in pace. Questa è la cosa che è sbagliata. Persone che devono stare in pace tutta la sua vita. E anche un familiare, non è giusto che venga qui col terrore a vedere il parente, a vedere una mia... Vedere qualsiasi persona, non è giusto queste cose qui. Io prego il Signore che queste persone li castiga nel peggiore dei modi. Un'altra cosa che rende ancora più inquietante questa vicenda è che c'è questa stranezza. Le tombe che vengono prese di mira, a quanto pare, sono sempre le stesse. Io sono 4 volte, tanto la mia che di un altro mio amico, mi prendono di mira. Io ora non so a questo punto qui quanto possono essere piatte mire dal momento che hanno fatto altri danni da altre parti. Però io sono convinta che queste due tombe, non lo so. Io non lo so, io non veramente non lo so come spiegarli. Non credo che ci sia qualche persona che l'abbia finta con loro, non lo so. Neanche con i carabinieri se ne è parlato, dice probabilmente l'hanno con qualcuno di voi, ma... A questo punto qui, però, vedendo anche altre tombe tutte rovinate, non so più cosa pensare. Purtroppo ognuno vive nel suo dolore e si vive male così si vive male. Questa è una cosa che devono guardare, devono interpellare, devono agire, devono girare, non lo so. Beh, ci possiamo immaginare che queste persone, oltre che aggiungere dolore al dolore, la notte dormano male, soprattutto con un pensiero fisso. Infatti la notte io penso sempre che domani ci sarà la lapide,
ci sarà, non ci sarà. Io ho rifatto la fotografia, l'ho cavata e per ora non ce la rimetto, perché ho sempre paura che purtroppo, che ogni volta che l'ho rimessa l'hanno sempre rotta. E non so più cosa pensare, perché non lo so. Finisce qui la prima parte di Sportello Reclami, restate con noi, appuntamento tra poco. Oggi parliamo di strane incursioni al cimitero di Policiano in questa seconda parte di Sportello Reclami, strane incursioni con danneggiamento di tombe. Seconda parte di Sportello Reclami, ci stiamo occupando di un fatto davvero sconvolgente. Alcuni ignoti da agosto ad oggi si sono per ben 3 volte introdotti all'interno del cimitero di Policiano procurando danni alle tombe. Abbiamo intervistato coloro che hanno i loro cari all'interno di questo piccolo cimitero. Io dico che tanto non ci sono parole per tutto questo, cioè è inutile dire cose che diciamo tanto si vedono tutti, quindi proprio non ci sono parole, è solo quello che dico io, che la multiservizi si prenda questa responsabilità e inizi veramente a fare qualcosa, mettendo questi cancelli con chiusura automatica da parte sua e possibilmente anche telecamere, per poter un attimino arrivare a conclusione di tutto questo. Ecco, le parole da dire sono poche, tanto abbiamo visto tutti quello che è avvenuto, e venire insomma in un cimitero con il terrore ogni volta che uno entra qui di trovare il suo caro distrutto, ecco, penso che basti così, non credo ci siano altre parole. Ecco, lei ha una persona particolarmente cara seppellita all'interno di questo cimitero. Io ho una figlia qui e hanno colpito anche lei e quindi ecco, ripeto, non ci sono proprio parole, non so nemmeno io cosa dire quando arriviamo a questi punti qui, è già la seconda volta anche a me. Non saprei, non è che c'è un sospetto, non è che abbiamo insomma possibilità di dire può essere quello, può essere l'altro, per il momento non sappiamo nulla, e quindi per arrivare a tutto ciò io prego di nuovo la multiservizi che si impegni a risolvere questo problema, mettendo telecamere, mettendo cancelli automatici, mettendo quello che bisogna mettere, non facendo fino a così, che fino adesso non è avvenuto niente. Qui è dal 16 di agosto che succedono queste cose e nessuno è mai intervenuto. I carabinieri sì, vengono qui, vogliono la denuncia, ma poi non succede niente. La multiservizi ha mandato queste guardie giurate, sembrava che un attimino, diciamo, con loro un pochino la cosa fosse risolta, invece niente, quindi bisogna intervenire diversamente. E noi siamo andati a parlare con il presidente dell'Arezzo Multiservizi per sollecitare gli interventi che sono stati richiesti dai residenti di Policiano. La società Arezzo Multiservizi ha immediatamente adottato, fin dai primi episodi, una sorveglianza notturna tramite un'agenzia privata di sorveglianza. Questo è una fase transitoria, perché la società ha intenzione di mettere in atto la chiusura di 4 passaggi, sia pedonali che diciamo quelli più grandi, con tramite il sistema di cancelli automatici, chiusura, apertura la mattina, chiusura la sera. Le telecamere non sono gli stessori, perché poi per legge saremo obbligati a segnalarle, per cui chi ha intenzione veramente di fare qualcosa di particolare va a cercarle, le distrugge, le asporta. Riteniamo che il servizio di vigilanza armata sia molto, in questa fase transitoria, sia estremamente più utile. Sono episodi a cui atti vandalici, dobbiamo capire, abbiamo fatto una denuncia anche alle autorità, sia ai carabinieri che alla polizia, per capire se sono atti vandalici di, per virgolette, bande di perditempo o di qualcos'altro. Davvero un bruttissimo episodio quello che vi abbiamo raccontato oggi. I soliti ignoti che si introducono ripetutamente all'interno del piccolo cimitero di Policiano facendo danni alle tombe. Questo testimonia purtroppo che livello di imbecillità è riuscito qualcuno a raggiungere. Ogni altro commento sarebbe superfluo. Linea a Roberto Francini.
Sportello Reclami di oggi termina qui, grazie della vostra attenzione, le vostre sportellate, le vostre segnalazioni arrivano via mail a sportelloreclami@teletruria.it oppure al nostro numero di telefono del nostro centralino o anche direttamente veniamo fermati, segnalati, anche perché le nostre macchine, le nostre auto personalizzate sono in giro per tutta la provincia proprio per raccogliere anche le vostre testimonianze. Il servizio viene postato al volo anche oggi. Grazie e a domani. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze.